Radio Raccontiamoci. Ritagli editoriali di Enrica Bardetti. La morte vorrei affrontarla ad armi pari, anche se so che infine dovrò perdere. Voglio uno scontro, essendo tutta intera, che non mi prenda di nascosto e lentamente. Sono i versi che Patrizia Cavalli ha dedicato alla morte, e mercoledì 21 giugno, nel giorno del solstizio d'estate, la morte infine l'ha presa. Patrizia Cavalli era nata a Todi il 17 aprile 1947 e viveva a Roma dagli anni 70. Era ed è considerata una delle più grandi poetesse italiane del secondo Novecento. In realtà, racconta Davide Brullo sul giornale, lei voleva farsi chiamare poeta, sostantivo che degenera i generi. Diceva che era stata Elsa Morante a riconoscerla. Sei un poeta, le aveva detto, riconoscendo dunque che la poesia richiede un'investitura e pretende che le sia investita una vita intera, quello che Patrizia Cavalli ha poi fatto. La prima raccolta di poesie, ricorda Francesca Valente su Libero, si intitola Le mie poesie non cambieranno il mondo ed è proprio dedicata all'autrice dell'Isola di Arturo. La Cavalli, continua Davide Brullo sul giornale, non era, come è stato decretato, una specie di Wisława Szymborska, meno spiritosa, o una Emily Dickinson de Noantri. A me pare piuttosto una donna, anche fisicamente fuori tempo, attratta dalla fisiologia verbale del Seicento, una specie di poeta metafisico. Quei suoi versi, scrive Riccardo Milone sul Messaggero, non ha certo cambiato il mondo, ma ha saputo trasformare l'amore, il dolore, il piacere, i temi di sempre, in un fenomeno di contagio anche pop. Nel corso degli anni, infatti, Patrizia Cavalli è diventata autenticamente popolare, con migliaia di lettori che citano i suoi versi e hanno partecipato alle sue performance teatrali in cui cantava e recitava. Ma ha anche conservato un posto nel canone della poesia contemporanea, riconosciuto da ogni parte e senza i se e i ma che distinguono le quotazioni critiche in casi del genere. Sempre diretta ed energetica della semplicità, la sua poesia ha acquistato un'intensità drammatica che nasce dalla coscienza del proprio essere così vicini al nulla, perché, come ha scritto Alfonso Berardinelli, la purezza non è altro che il risultato dell'energia e della vitalità linguistica, e l'energia è anche la possibilità di ottenere il massimo con la minima quantità di parole. RadioRaccontiamoci.net, edizioni digitali in condivisione.